nella biografia di Don Oreste Benzi c'è un episodio che ci chiarifica un pochino che cosa il Signore fa con noi e con che stile lo fa. Dice Don Oreste che l'esperienza più bella vissuta da lui nella sua infanzia era quando il papà lo prendeva con sé in bicicletta. Poteva succedere che dove voleva andare il bambino non coincideva con il posto dove il papà lo portava, ma l'esperienza era talmente bella, il fatto di stare con suo padre era talmente gratificante che la meta non importava. Gesù con noi fa la stessa cosa, ci prende con sé ed è talmente la gioia di essere con lui che dovunque ci porta, siamo comunque contenti. Gesù dice: andate in Galilea, là mi vedrete. E poi lui me li manda in missione e dice: battezzate tutte le genti. Allora la missione a cui il Signore ci chiama è quella di evangelizzare, quella di portare la buona notizia alle persone che ancora non conoscono Gesù e quindi non possono sperimentare questa gioia profonda che è stare con Lui. Noi perché lo possiamo fare? Perché sperimentiamo la gioia di stare con Lui. Allora è solo da un'esperienza profonda di contatto, di rapporto personale con Gesù che ci dà gioia, che nasce il desiderio di andare a comunicare questa gioia agli altri. Andate, battezzate tutte le genti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chi verrà battezzato sarà salvo. Allora la missione a cui il Signore ci chiama è innanzitutto sperimentare il suo amore e la sua presenza e scoprire che questa è la cosa più bella che possiamo vivere nella nostra vita. E di conseguenza lo andiamo ad annunciare. Questo è il segreto dell'evangelizzazione a cui la Chiesa è chiamata e a cui anche noi che facciamo parte della Chiesa siamo chiamati.